Più recentemente, anche in seguito a una maggiore affluenza in Italia di popolazione dall'estero, è sorta l'esigenza e la possibilità anche commerciale di coltivare e mettere sul mercato dei risi totalmente nuovi, quelli che noi chiamiamo risi speciali, che sono caratterizzate da colori o aromi non tipiche dei nostri risi. Tra questi abbiamo il Venere, che ha un granello semifino con un pericarpo nero, cioè la colorazione della parte esterna del granello è nera. Il colore del riso è dato da antociani, gli stessi che ritroviamo nel vino o nei frutti di sottobosco. Pensate che in Cina il Venere è conosciuto come il riso degli imperatori, perché è un riso che produce meno degli altri, ma è ricco di nutrienti, di fibre, di selenio, di ferro. E quindi un riso più costoso perché produce meno e solo gli imperatori potevano permetterselo, oltre al fatto che il colore nero dava la possibilità di fare una differenziazione sociale. Quindi un riso d'élite che è stato introdotto nel 1997 in Italia e che ha permesso anche a noi italiani di beneficiare di tutte queste caratteristiche importanti. È un riso integrale. E la colorazione nera in realtà è una colorazione rosso-violacea molto molto intensa. In questo caso abbiamo un riso Venere, un riso speciale, un riso particolarmente di tendenza, un po' alla moda. Il grano si presenta nero scuro, leggermente sauro sotto certi aspetti, molto più piccolo rispetto ad altri risi, però molto molto intrigante, anche come giochi al naso, ok? Dunque sulla nostra tavola lo facciamo un po' girare, vediamo che di grandi difetti non ne ha. Il bello sta nel sentirlo, ok? Dunque se io porto un pacchetto sotto il naso, sento delle cose che stupiscono un pochettino, dunque salamoia di olive, un po' di cacao, questo pepe. Ovviamente se potessimo anche scaldare un pochettino il pacchetto, tenerlo magari sul radiatore di casa 5 minuti in inverno, tutto questo si esalterebbe, sarebbe molto più profumato. Proviamo ad andare a vedere cosa succede nella pentola. Ovviamente il colore nero, i polifenoli vanno a finire nell'acqua. E come si presenta? Si presenta molto 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 scuro, ok? Alcuni cuochi, per quello che si dice che i risi speciali sono molto versatili, ad esempio utilizzano l'acqua di cottura del riso per fare i gnocchi, come se fosse il nero di seppia, eh? Proviamo ad andare a vedere che profumi ha. I profumi sono molto interessanti, quasi tostati di caffè. Ovviamente girando bene l'acqua del riso si riesce a vedere anche una sorta di consistenza del colore. Sembra quasi di vedere il caffè della moka. Proviamo a fare la nostra degustazione. Lo mettiamo nella nostra tazzina, aspettiamo un attimino, poi apriamo. Molto 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 bello. Persino di tè, quei tè particolarmente tenero, no? Questa nota di cacao ancora sempre più importante, il caffè, vediamo il gusto com'è. Porta una sua spugnosità, nel senso che quando si va a chiudere i denti, anche lui è leggermente elastico, una tenuta di cottura molto valida. Anche il riso Venere, come tanti risi speciali, hanno dei tempi di cottura molto più lunghi rispetto ai risi più classici, di 40-45 minuti. E anche in bocca sento quelle cose che ho sentito al naso. Ovviamente in più c'è una certa freschezza, un po' di acidità, questa dolcezza che è un po' sua, secondo me è grande riso per chi vuole fare in cucina delle cose diverse.